Cari lettori di Riviera 24, oggi siamo con il dottor Oliveri, che è uno degli organizzatori dell'evento di oggi presso il Polo Universitario di Imperia. Dottor Oliveri, di che cosa si parlerà oggi e in cosa consiste questa conferenza? Però non solo una conferenza, giusto? Giusto. Oggi cogliamo l'occasione molto piacevole della presentazione del libro del professor Cossu, dedicato integralmente alla responsabilità civile, che continua a mantenere il suo interesse riguardando appunto le relazioni tra tutti i consociati, tra tutti i cittadini, quindi le nostre azioni. E questa occasione di questo volume, che poi sarà anche la base per lo studio degli studenti del corso di Diritto Civile 2, ci dà appunto l'occasione di approfondire alcune tematiche inerenti alla responsabilità civile, che vanno dal diritto della privacy, alcune tematiche di stretta attualità sul Covid, profili più classici circa la colpa, il nesso di causa, e quindi una vera summa sulla responsabilità civile, che consentirà appunto ai vari relatori provenienti da tutte le professioni del diritto, quindi componenti dell'Accademia, magistrati, avvocati, di esprimere, di riflettere tutti insieme su questi interessanti argomenti per fare un po' il punto, diciamo, su un tema che mantiene la sua attualità, specialmente appunto anche in questi tempi in cui alcuni esponenti anche dell'Accademia ventilavano l'ipotesi di pandemie giudiziarie da Covid dopo la vera e propria pandemia da virus. Oggi al Polo Universitario si parla di responsabilità civile, un convegno di studi aperto anche non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti coloro che possono essere interessati. Professor Grondona. Grazie. Ma sì, l'occasione è un evento lieto perché presentiamo un volume appena uscito di Cipriano Cossu, che è un docente da molti anni qui al Polo di Diritto Civile 2, cioè di diritto della responsabilità civile, della responsabilità extracontrattuale. Naturalmente abbiamo pensato di utilizzare questa occasione per offrire un evento formativo, in particolare agli avvocati, che hanno risposto con successo. Infatti abbiamo 56 iscritti. E questo è anche un segno di vitalità del Polo in queste circostanze. Quindi noi siamo contentissimi di essere riusciti a raggruppare un po' di persone per questo pomeriggio. Del resto, il tema della responsabilità civile è di per sé sempre attuale. Forse ancora più attuale oggi, come si usa dire in tempi di pandemia, perché da più parti anche si immagina, si ipotizza e da alcuni anche si teme, forse anche giustamente, uno sfogo giudiziario, un canale giudiziario a fronte dei danni subiti e anche a volte delle disfunzioni accadute. Ma da questo punto di vista, questo convegno e anche il testo del professor Cossu vuol fare un po' il punto su vari aspetti della responsabilità civile. Infatti, saranno anche presenti gli studenti del professor Cossu. E questo è un modo per unire, diciamo, accademia, didattica e anche formazione continua rivolta agli avvocati. Non sarà, cioè, l'ultimo appuntamento, anzi sarà questo uno dei primi appuntamenti in questo senso. Ma noi come Polo cerchiamo in particolare adesso di aprirci anche nello spirito della terza missione alla cittadinanza e quindi le strutture del Polo sono ottime, possono ospitare diversi eventi, non solo strettamente giuridici, ma eventi anche culturali, per esempio presentare un libro, organizzare una tavola rotonda su temi attuali, quindi le possibilità sono molte e noi siamo, ribadisco, felicissimi di questo. Professore, ci saranno altre iniziative che verranno organizzate dal Polo Universitario, sempre a tema appunto di approfondimento scientifico e giuridico? Sì, non ho ancora un calendario, ma la nostra idea, immaginando anche che sia sempre più facile tornare a frequentare fisicamente le aule, è quella di organizzare, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Imperia, una serie di eventi formativi. Certamente sì. Grazie mille. Grazie a voi. Presidente Giuliano, ci sono sviluppi per quanto riguarda il Polo Imperiese, che ormai è diventato una fondazione. Ma direi che l'adesione al 100% di tutti i comuni che avevano dato il loro contributo al funzionamento della SPU nella fondazione è la base per un rilancio importante. Adesso si tratta di valutare
se aprire, se e come aprire le porte di questa società anche ad altre realtà, all'unione industriale, a privati importanti che nella nostra provincia possono rappresentare un po' il punto di inizio di un cammino di crescita. E momenti come quello di oggi danno la dimensione della vivacità di un polo universitario che non è ripiegato su se stesso, ma che nel perfezionamento e nell'attenzione alle problematiche della società oggi dà una risposta importante e adeguata ai tempi.